Hai, comincia ad imparare lingue, lentamente, con costi minori, da casa tua. Tutto questo viene reso possibile dalle app che tu puoi trovare sull'Apple Store o sul Play Store. Dovunque ti giri, vedi una cosa: la tecnologia ci sta aiutando a fare tante cose molto più velocemente e a costi minori, anche quando abbiamo tempo. Non ci credi? Beh, ho scelto 4 delle app, secondo me, migliori che ti possono aiutare non tanto ad imparare le lingue, ma a perfezionarle se già le conosci o ad entrartici se già sei interessato ad alcune. Seguimi e fammi sapere cosa ne pensi. Questa è Babbel. Parli con sicurezza, segui il tuo ritmo e il metodo che fa per te. Puoi scegliere le lingue, ti viene chiesto qual è la tua motivazione, se sai già un po' della lingua che hai scelto, quanto tempo hai da dedicare e quanti anni hai. Infine, ovviamente, vogliono sapere dove hai scoperto Babbel. Devi creare un account gratis e puoi cominciare ad imparare. Qui puoi trovare le lezioni, puoi trovare parecchie cose interessanti. Frasi. E vai, puoi imparare dalle cose più semplici alle cose più complesse. Sempre rispettando i tuoi tempi. Hai 7 giorni di prova gratuita e puoi acquistare un piano che fa per te. Ora hai Busuu, che adotta un approccio orientato agli obiettivi per l'apprendimento delle lingue, consentendoti di creare obiettivi di studio e un piano di studio per aiutare a raggiungere questi obiettivi. Come vedi, moltissime le lezioni. Io ho scelto il tedesco. E mi sto divertendo un sacco. C'è la grammatica, il vocabolario con le parole da imparare e quelle salvate, così te le puoi ricordare. Ti viene chiesta la lingua in cui tu parli e anche qui ci sono dei piani a pagamento. Ora c'è Duolingo, un'app gratuita, e offre lezioni simili a giochi per aiutarti a imparare più di 35 lingue diverse. E le lezioni sono personalizzate in base al tuo stile di apprendimento e alle tue abilità linguistiche. Ricordati, le lezioni sono progressive. Puoi proseguire solo se sei capace di aver risolto la lezione precedente. Per sviluppare le tue competenze devi scegliere un obiettivo che sia a te confacente e ti raggiungerà un memo giornaliero per raggiungere i tuoi obiettivi. Per prima cosa dovrai determinare il tuo livello tramite un test. Die Frauen trinken Wasser. E via via che risponderai alle domande, vedrai a che livello ti puoi situare. E ora Rosetta Stone, un'app famosissima a pagamento che ti consente di scegliere tra dozzine di lingue diverse, così da creare un piano di studi che meglio si adatta al tuo stile di apprendimento.
Puoi esercitarti a parlare la lingua con il riconoscimento audio, ma puoi anche utilizzare l'apprendimento basato sull'audio quando stai camminando. Tantissime le lezioni anche qui. Se posso dire, c'è un pro. Ci sono varie opzioni di prezzo. C'è un piano di lezioni personalizzato e senza dubbio un metodo di insegnamento collaudato. Però ho riscontrato anche alcune cose che a me non piacciono. A volte le lezioni sono ripetitive ed è difficile prepararsi per un uso della lingua di tipo conversazionale. Senza dubbio, però, un'ottima applicazione. Ancora un senso spendere molti soldi per iscriversi ad un corso e comprarsi dei libri di testo per imparare una lingua? O sta diventando sufficiente avere uno smartphone ed imparare ad usarlo davvero? Certo, ci sono moltissime app sugli store che ci servono e ci serviranno per apprendere le lingue. Ma la parte forse più difficile è trovare l'app che fa per noi. Forse anche tu ne hai trovate, fammi sapere. Questo è solo un mio consiglio. Io ho trovato alcune app che mi hanno facilitato non tanto l'apprendimento delle lingue, ma il loro perfezionamento. Grazie a queste app riesco a tenermi in allenamento. Ciao!